Ciao ragazzi, eccoci tornati ancora una volta a una puntata di Food Debunking. Il tema di oggi qual è? Ve lo faccio vedere qui, sono un paio, e vedete anche un pollo. Siete curiosi? Aspettiamo la sigla, poi vi dico. Allora, Food Debunking di oggi, parliamo di carne, in questo caso del pollo, ma va benissimo, del manzo, del maiale, tutto ciò che può essere pensato come bistecca. Quello che ho preso oggi, poi ne avevo un altro a casa che poi vi voglio far vedere, è questo, un batticarne. Eh sì, vedete che è un batticarne dentellato, lo apriamo insieme, vediamo se riesco a prendere in questo modo un batticarne dentellato a rotella, tra l'altro è anche molto affilato, in totale acciaio. L'altro che avevo a casa era questo, molto comune in alcune case. Vedete che c'è una base su cui appoggia la carne o quel pezzo appunto di proteina di carne che volete e delle punte che vanno a bucare la stessa. E proprio su questo tema punte c'è già il primo ostacolo. Il batticarne cos'è? È un oggetto di acciaio che ci serve appunto per abbassare fettine di carne, ma anche per sminuzzare, spaccare, rendere briciole più elementi. È uno di quegli attrezzi in cucina che lo si compra quando si costruisce casa e durerà molto probabilmente tutta la vita. È molto utile perché lo utilizziamo sì per la carne, fino a un certo punto poi vi dico perché, ma soprattutto anche in pasticceria per creare, esempio, la base della cheesecake e tante altre cose per sbriciolare dei biscotti, eccetera, eccetera. Vi dicevo, che viene utilizzato relativamente poco per la carne perché? Parliamo un attimo facendo un passo indietro. La carne risulta dura e stopposa soprattutto per il tipo di animale che siamo andati a scegliere ed è proprio sinonimo di qualità. Soprattutto se utilizziamo un batticarne non ci cambia totalmente la visione e la bontà del nostro pezzo di carne. Ci può aiutare perché tende a sfibrare leggermente le fibre battendo in modo deciso senza esagerare, ovviamente. Questi batticarne mi hanno fatto subito storcere il naso perché hanno la dentellatura. Se qualcuno di voi l'ha già sentito, magari siete inesperti in ambito culinario, soprattutto per la carne, vi spiego. La carne ha necessità di umidità, o meglio, una carne buona e tenera, lo è perché tiene tutti i suoi succhi e i suoi profumi all'interno. Quindi andare a bucare, il nostro pezzo di carne, che sia pollo, come in questo caso, ma anche manzo, è veramente una follia. È fondamentale che all'interno della carne rimanga tutto il suo sapore ed è per quello che anche durante la cottura, guardate che vi faccio vedere, vi consiglio di utilizzare una pinza e non un forchettone o aggeggi strani che possono bucarla. Questo serve sia per la bistecchina di vitello, di manzo, di agnello, ma anche per arrosti e pezzi interi. Fondamentale che tutto il succo stia all'interno, perché se buchiamo uscirà l'umidità e quindi molto probabilmente la nostra carne sarà stopposa. Nonostante questo aggeggio sia costato veramente poco, vedete, notate da qui, tende a bucare totalmente la carne e lo notiamo già a far uscire parecchio liquido, quindi il food debunking ha già vinto. È un attrezzo, è un utensile assolutamente da buttare nel cestino, idem per questa versione. Non bucate mai la carne, battetela dolcemente, questo va assolutamente bene perché ci aiuta un po' a sfibrarla e la rende anche più larga e quindi più facile da tagliare e anche più tenera. Però mi raccomando, mai bucarla o rovinare, spaccare le fibre. Vi ringrazio per essere stati anche questa volta con me, un food debunking molto veloce ma fondamentale. Perché la carne è uno degli elementi fondamentali anche della nostra appunto dieta ed è importante salvaguardarla e trattarla nel modo giusto, sia prima,
quindi pensando a delle marinate nel caso per renderla più morbida, quindi l'utilizzo di vino, l'utilizzo di liquori, di olio, di grassi, di erbe aromatiche, sia anche nella fase della cottura e nella fase finale. Un trucchetto che vi voglio dare, anche se siamo nella situazione debunking, è quello di far riposare la carne, quindi dopo che l'abbiamo cotta e ha raggiunto la cottura desiderata, il sangue media ben cotta, facciamola riposare avvolta da carta stagnola per circa 2-3 minuti. Quello ci aiuterà a concentrare i succhi, a evitare che perda liquido sul piatto e a essere sicuramente più tenera. Se vi è piaciuto questo food debunking e soprattutto se vi piace, vi sta simpatico e volete scoprire sempre nuove cose, fate subscribe e continuate a seguirmi perché la prossima lezione vi troverò.